Ciao a tutti, ecco con il terzo video del nostro progetto della fata sognatrice. Io ho già ricoperto la base in polistirolo per accelerare i tempi. Questa mi è venuta più grande di questa, vedete? Ma non fa niente perché anche in questa, come in questa, gli metterò dei fiori e quindi copriremo di più. Niente, quindi io ho fatto questa base, ho tagliato la base in polistirolo e l'ho ricoperta. Come vedete, l'ho ricoperta un po' di più perché, come sapete, la porcellana fredda si restringe. Tanto dopo qui mi verrà messo un'altra base per coprire il tutto, per rifinire. Ora passiamo a farci il corpo. Io vi faccio vedere le ali, le ho già pronte, vedete, metterò questo colore qua. Per chi non sapesse, io ho fatto anche il video di come costruire queste ali qua e quindi è nel mio canale che poi ve lo metto in questo video nel box. Qui abbiamo, se vi ricordate, abbiamo già preparato le nostre mani, i piedi e il nostro visino. Ora andiamo a preparare il corpo, il vestito. In pratica metteremo su, assembleremo il tutto. Allora, detto questo, iniziamo con il corpo e lo andremo a posizionare nella nostra base. Allora. Mi raccomando, chiudete sempre la pasta. Allora, per il corpo, come detto, io vado sempre ad occhio, ma vi faccio il peso a voi. Intanto mescolo un po'. Scusate, è stato il mio gatto qua, eh. Ci giocavo e mi ha graffiato. Ok, vediamo, questa è un po' troppa. Vediamo quanto prendere. Sui 47-50 grammi di pasta. Poi va a seconda di come lo fate grande voi, eh. Se io vi ho dato le misure per questa, facciamo una palla, poi facciamo un tubino così e facciamo circa un po' più della metà, eh. Andiamo a fare questo. Schiacciamo il corpo, ok. Come vedete, il corpo deve essere un po', diciamo, un po' piegato, ha un po' di curva. Quindi andiamo a fare. In questo caso non ci interessa fare il collo perché poi lo faremo dopo in base, vedete, come dovrà essere la nostra bambolina. Quindi andiamo a fare, accentuare il sederino in questo modo. Vedete? Quello che io dico sarà in questa maniera qua, vedete? Ha un po' di curva e in questo, vedete? Dobbiamo ruotare un po' in questa maniera, vedete? Perché col braccio, vedete come sta? Vedete? Quindi. In questa maniera sarà, il braccio verrà qui, poi io con un
un attrezzo di questo genere, mi segno dove andrà posizionato il mio braccio e qui faccio la posizione delle gambe, di come verranno. Ora andremo a fare le gambe. Andiamo a fare le gambe, prendiamo okay, vediamo quanto ne prendiamo. Vediamo se 23 basta. 20, 23, vediamo. Io faccio il mio tubo. È tanto, quindi ne andiamo a togliere un po'. Vediamo. Facciamo di 17, perché i piedi poi li andiamo a inserire dopo. Vediamo. Sì. Allora, abbiamo detto che abbiamo preso 17 grammi di pasta. Ok. Facciamo 17 anche di qua. Okay. E facciamo due tubi uguali. Prima si parte dalla pallina e poi tubicino. Ora segniamo per fare le ginocchia in questo caso, in questo modo, e allunghiamo un po', vedete, cerchiamo di arrotondare un po' le forme, di addolcire, diciamo, in questo modo. Vedete? Dobbiamo avere una gamba lunga circa da, sì, 15 centimetri, guardate. No, 10 centimetri. Vediamo se basta. Sì. E facciamo anche questa. Bene, fatto questo, gli diamo il nostro movimento, quindi deve, come vedete, deve essere una sotto più piegata e l'altra sopra. Quindi facciamo la prima e cerchiamo di posizionarla bene in questo modo. Così, per vedere poi come andrà alla fine, ma non lo attacchiamo ancora, mi raccomando. E questa possiamo metterla così, oppure possiamo metterla così, come volete, in questo modo, vedete? Ma ancora non attaccate nulla, perché dobbiamo mettere le nostre i nostri piedi, i piedini, vedete, in questo modo, così e così.
non vi preoccupate se qua non è messo bene, perché tanto verrà coperto dal vestito e poi comunque appena abbiamo messo i nostri piedini, dopo sistemiamo anche questo, vi faccio vedere. Intanto lasciamo un po' ad asciugare e facciamo così anche con le braccia. Vediamo se basta 11. Sì, allora prendiamo 11 grammi di pasta, in questo caso, allora, questa sopra, questa sarà più lunga di questa, perché questa poi la mettiamo sotto, anche poi non si vede, comunque, ora questa facciamo 11, eventualmente se è tanta si può benissimo togliere, non è che... Vediamo, questa deve essere messa in questa maniera qua, quindi proviamo. Sì, vedete, andrà messa così, quindi va bene, 11. Mi può andare bene, forse anche un po' di meno. Adesso vediamo quanto. Forse vediamo. Allora, deve venire lunga, ve lo dico subito, anche questo 9 o 10 centimetri, ok? In questo caso taglio. In questo caso vedete, forse l'ora anche un po' meno, vedete, vediamo. Sì, ok. Quindi non è più, vediamo, è sui 10 grammi e non più 11, vedete? Perché questa poi andrà messa così. Ok, la testina verrà, oddio, scusate, sono io che muovo la telecamera, poi la testina andrà così, quindi siamo già, vedete? Ok, questa è la prima che va sopra, ora dobbiamo fare l'altra, non attacchiamo niente, mi raccomando, solo appoggiata. Diamo la forma del gomito. Ok, in questo modo. Ok, bene. Ora andiamo a fare l'altra. Ok, qui siccome verrà un po' sotto, non ci interessa tutto il pezzo qua, quindi dobbiamo fare che sta in questa maniera, non so se si vede, così, che dovrà andare sotto, quindi diamo il nostro movimento in questa maniera e tagliamo
vedete, un pezzo così, facciamo così, vedete, e andiamo a posizionare in questa maniera. Dopo verrà messa la testina così, e questa sarà la manina che sta sotto, ok? Quindi andiamo a schiacciare di più qua. Stamattina prendo sempre nella videocamera in questa maniera. Non attacchiamo niente ancora e lasciamo anche questa asciugare un attimino, perché poi dovremo andare a metterci anche questa la manina. Quindi lasciamo ad asciugare tutti i pezzi. Non ha importanza questa se mettiamo la struttura dentro, perché essendo stesa non pesa nulla. Ora andiamo a prepararci il vestitino. Io consiglierei di lasciarlo un altro giorno in questo modo qua, in modo che si asciuga. Più che altro questo corpo qua, questo l'abbiamo già, vedete, abbiamo già dato la posizione, quindi una volta che sarà anche asciutto, anzi schiacciamo un po' di più, lo andremo ad attaccare con un altro po' di pasta. Io adesso, per fare prima, lo lascio asciugare un attimo e poi dopo riprendiamo il video. Beh, mi raccomando, se vedete che il corpo è un po' più grande di come dovrebbe andare, dateci la forma giusta, eh? Io l'ho aggiustato un attimo, vedete? Ho fatto meno gobba dietro in questo modo qua, vedete? Vedete in questo modo. Poi magari se vedete che le gambe sono un po' corte, allungatele, dategli la forma più allungata. Ora io ho colorato un po' di pasta color turchese, sempre della linea della Nikron, presa da Letizia. Vedete, c'è scritto turchese. Ora vado a stendere un po' di pasta. Vedete, per fare questo
e quello lo aggiungiamo dopo. Ok. Ora possiamo andare a mettere le nostre mani sulla bamboline, quindi tagliamo raccomando, quando mettete il verso non vi sbagliate, il pollice deve andare sempre dalla parte dentro. Cerchiamo di posizionare la manina in questo modo. Gli diamo. Perché questo qui dà fastidio, eh? Mi raccomando, attenzione a non rompere il bastoncino. Scusate, non vedo. Piano piano, mi raccomando, non si deve vedere assolutamente niente.
Ora tenete conto che la mia gambina è ancora fresca, io sto cercando di lavorarla per finirla, ma a voi vi conviene aspettare almeno un giorno. Bene, vedete, è già fatta, quindi la posizioniamo in questa maniera. Così. Vedete? Andiamo a mettere la colla qua, e magari la mettiamo anche un po' nel piede qua, così in modo che si attacchi, e andiamo a posizionarla. In questa maniera, ok? Lasciamo seccare almeno un giorno, poi andremo a fare l'ultima parte, che faremo capelli, metteremo la nostra faccina, capelli, andiamo a finire il vestitino e le alette. Per adesso è tutto e ciao al prossimo video!